l'occorrenza di indicare quelli che sono gli interventi che sono già stati programmati prima che si realizzasse poi questa crisi. Adesso noi siamo in corsa, ci sono degli interventi che stiamo predisponendo e che, di cui ho dato contezza nel documento che è stato consegnato. Quello che è importante e che voglio sottolineare è che è un momento storico particolare per cui c'è bisogno della collaborazione di tutti, a livello politico già sottolineato, di maggioranza e di opposizione, ma anche tutte le forze presenti sul territorio devono concorrere in modo determinante per la soluzione del problema. È un problema che si risolverà. Sono problemi che partono dal passato, però noi non dobbiamo evidenziare quelle che sono state le pecche che finora nel passato sono giunte fino ad oggi. Noi abbiamo una necessità di far fronte a una difficoltà. Abbiamo per la prima volta, e io questo voglio sottolineare, il governo nazionale ha nominato un commissario, ha dato delle risorse alla nostra regione per poter risolvere una crisi idrica che è una crisi importante, anche perché il vero problema è che riguarda un numero di persone considerevoli che sono circa 140.000 persone. Noi questo problema lo risolveremo. Come risolveremo i problemi che sono a monte, perché derivano anche da problemi infrastrutturali, da problemi che riguardano lo schema idrico non solo della Camastra, ma anche di altri schemi. Quindi io credo che sia l'occasione opportuna per poter fare chiarezza anche con gli altri organismi che si occupano di questo. Mi riferisco all'autorità di bacino, mi riferisco a Acque del Sud, mi riferisco a tutti coloro che si occupano di schemi idrici nel territorio nazionale, di cui fa parte anche la nostra regione. Quindi adesso pensiamo a risolvere il problema più impellente, che è quello di dare l'acqua ai cittadini lucani. Contemporaneamente sono state messe in atto tutta una serie di iniziative per risolvere il problema anche della diga a monte. Come è stato sottolineato e è stato detto, siccome è una diga che è al di fuori degli schemi idrici, il riempimento si ha con l'acqua. Voglio dire, se quest'acqua non c'è, chiaramente rimane un contenitore vuoto. Per poterlo sfangare c'è necessità che il contenitore sia vuoto, quindi l'alternativa, quello che stiamo creando, è che quest'acqua temporaneamente possa essere presa da altri bacini. È quello che stiamo facendo con i lavori in corso che stiamo portando avanti. Presidente. Come si fa a parlare di responsabilità? Tutti abbiamo la responsabilità, voglio dire, nel tempo non bisogna ricercare chi è il colpevole. Perché voglio dire, io poi posso dire tutte le iniziative che stanno mettendo in atto da parte di Acquedotto per far fronte a queste difficoltà delle dire, i tubi sono tantissimi, non so quante migliaia di chilometri di tubi sul territorio, siamo pian piano, sono delle procedure che devono essere fatte, ma che hanno bisogno di tempo, perché il tempo è necessario per poter mettere a punto una macchina estremamente complessa come quello che è dello schermo.